È importante, insomma, ricordare, perché ovviamente anche le cronache di questi giorni ci consegnano fatti che ci fanno davvero preoccupare. Ci consegnano fatti che non possono essere né tollerati né nascosti, anzi è bene parlarne, e ci segna la necessità di continuare a ricordare in quel dovere morale che ognuno di noi ha e che dobbiamo portare avanti come istituzioni, come singole persone, perché questa è la più grande tragedia della storia ed è importante ricordarla, perché se è accaduta può riaccadere e quindi è un obbligo morale ricordare l'Olocausto. Credo che sia doveroso ricordare, doveroso continuare a insistere nella memoria, perché vediamo che purtroppo ancora oggi questi episodi sono all'ordine del giorno. Lo dobbiamo soprattutto alle nuove generazioni, a coloro che non hanno vissuto quelle tragedie, quei momenti bruttissimi, e quindi credo che sia una cosa fondamentale che le istituzioni continuino questa battaglia, continuino sempre a ricordare queste giornate. È un mondo, cioè, ci si è messo anche il virus di mezzo che ha complicato le cose, ma ci noto molta indifferenza, ormai è una cosa lontana, quindi questo. E poi la cosa più grave, le persone che rinnegano la Shoah, insomma, no? che la disconoscono come se fosse una fantasia. Purtroppo invece le testimonianze che ci hanno fatto quei pochi che sono tornati vivi fanno accoppare la pelle e quindi dovrebbero far riflettere. Il vostro archivio è a disposizione di studiosi, ma soprattutto delle scuole? A tutti, è aperto a tutti, anche ai familiari che volessero trovare notizie dei loro cari, con un appuntamento ovviamente, perché non è che ci siamo sempre lì. Però è aperto a tutti, agli studiosi, agli storici, ai ragazzi soprattutto. Peccato che i giovani, ne vedo pochi purtroppo, sarebbe opportuno sensibilizzare di più i giovani, secondo me. Proprio tra i giovanissimi c'è la sensazione che corra, non solo tra di loro ovviamente, ma insomma questa è la sensazione, questo rigurgito un po' di sentimenti che insomma non dovrebbero sorgere. No, ma non dovrebbero sorgere, ma abbiamo anche una politica dietro che la fa sorgere, capito? Quindi problema culturale, secondo per me. Conto mio culturale, poi anche la scuola dovrebbe veramente anche batterci un pochino di più, non la storia, dimenticare la storia ci deve essere. Tutta la storia, perché è un'educazione di tutte le guerre, dalle prime ad oggi. A quelle che viviamo ad oggi. Grazie. Perché non si è imparato nulla dalle guerre e nemmeno si è risolto nulla.